L'ordinanza del Tarlazio 4343 del 7 aprile 2016 rimette alla Corte Costituzionale una questione di legittimità relativa alla legge 107-2016, esattamente con riferimento al comma 110, ovvero la questione relativa alla preclusione della partecipazione al concorso bandito dall'amministrazione il 23 febbraio 2016 per l'ammissione dei docenti ai ruoli dello Stato. Il Tarlazio, con ordinanza abbastanza articolata, ritiene questa preclusione lesiva di alcuni articoli della Costituzione, in particolare dell'articolo 2, relativa al pregiudizio del principio dell'affidamento dei docenti di ruolo, l'articolo 3, con riferimento alla lesione del principio di uguaglianza, l'articolo 4, con riferimento al pregiudizio di ambire a una migliore professionalità nell'ambito del proprio percorso lavorativo, all'articolo 51, con riferimento al pregiudizio di accedere ai pubblici concorsi in posizione di equità, e all'articolo 97, con riferimento alla necessità della pubblica amministrazione di far accedere nei propri ruoli il personale tramite concorso. Fra le cose più rilevanti di questa ordinanza ne citiamo alcune. La prima, il fatto che il Tarlazio dica che comunque nell'articolo 402 del decreto legislativo 297-94 imponga come sola partecipazione al concorso il titolo di studio e l'abilitazione. Quindi non fa divieto di partecipazione a coloro che sono nei ruoli. La seconda, più rilevante, è che effettivamente il TAD del Lazio dice chiaramente che tutti, potremmo dire, ovvero i docenti precari, ovvero coloro che sono nei ruoli nello Stato abilitati, coloro che sono nei ruoli nelle scuole paritarie, coloro che sono nei ruoli degli enti privati, possono partecipare al concorso. Fatta eccezione dei docenti di ruolo abilitati delle scuole statali. Questa, in realtà, unitamente a un'altra, diciamo, serie di motivazioni, fa sì che il TAR Lazio, accoglie l'ordinanza della richiesta cautelare, quindi ammette i due ricorrenti al concorso in attesa che la Corte Costituzionale si esprima sulle norme sospettate di legittimità. Quindi si apre un versante, forse quello più inaspettato potremmo dire, di legittimità costituzionale della legge 107, in attesa che se ne aprano, se ne possono aprire meglio degli altri, relativi sempre ai tanti profili di questa legge controversa in materia di pubblici concorsi e non solo.